Con la proclamazione della Sagna Locuttura avvenuta a Castiglione Messer Marino si sono chiuse le selezioni locali della seconda edizione del prodotto topico, ossia del luogo. Il lungo percorso culturale e gastronomico, partito lo scorso marzo a Liscia, ha attraversato 30 comuni di Marche, Abruzzo e Molise, nei quali i rispettivi sindaci hanno proclamato il prodotto identitario dell'arte culinaria locale. I 30 comuni saranno tutti assieme ad Agnone giovedì prossimo 20 agosto. Alle 17 la cerimonia solenne, nella quale il sindaco Carosella darà il benvenuto ai colleghi del circuito topico. Alle 19 l'apertura degli stand, nei quali sarà possibile degustare 40 prodotti. Alcuni comuni nello stesso piatto infatti metteranno più specialità. È il caso dei noti formaggi di Frosolone della stessa Agnone, di Palmoli che presenterà sia la polpa di Ventricina che la Ventricina stessa, di Palombaro che presenterà il coniglio porchettato e la pizzetta fritta con farina di solina e salumi locali. E poi innumerevoli animali, capre, polli, maialini, porchette e tacchini alla canzanese, oltre a gustosissimi primi piatti con carciofo, tartufo, fagioli e cozze, al peperoncino, al sugo di capra, vi sono anche quelli legati alla terra e alla civiltà agropastorale come melanzane, marchigiane e vastesi, pizza e foie, mazzarelle teramane, pizza scima, polenta con salsicce e zuppe e zuppette varie. Non mancheranno i dolci della tradizione, come fiadone, turcenille e tarallucci. Un assortimento di storia ed identità gastronomica che sarà realizzato in esclusiva a Agnone giovedì 20 agosto e il successivo 29 agosto a Vasto, dove sarà proclamato il prodotto topico delle tre regioni, scelto da una giuria di esperti presieduta dal fondatore della condotta vastese di Slow Food, Raimondo Pascale, che a Agnone sarà chiamata all'arduo compito di assaggiare per valutare i 40 prodotti in lizza. La volontà di mettere a rete i prodotti identitari di città e paesi, da importanti capoluoghi di provincia come Teramo, a piccoli borghi come Lentella, Caroviglia o Caviva Picena, è scaturita da un'analisi qualitativa fatta con il Dipartimento di Sociologia della Università D'Annunzio di Chieti, con cui sono stati analizzati i motivi per i quali tanta gente, giovani compresi, passa il proprio tempo libero a cucinare e offrire a prezzi contenuti i prodotti della tradizione.